Passiamo all'area di sosta, diciamo, suggerita da Night4Park, applicazione che è un must. Negativa è che ci sono pochi luoghi che mi hanno fottuto. La mia poderosa. Guardate che lucchettone, guardate. Cazzo una bici del genere, boh. Esistenti. Ovviamente ogni riferimento è puramente solo alle vele di Scampia, mi dice, come sportello il degrado, boh. Quindi là sembra che ci sia una strada. Andiamo a vedere. Ah, tutto abbandonato qui. Tutto abbandonato. Ci stanchi da mangiare. Purtroppo non sono maturi. Ah, eccolo qua, vedi? Dove posso? Cos'altro? Dai, è andata bene, dai. Stai cercando, parliamo un altro. Questo è un po' più duro. Allora, dovrei venire con una bella. Molto molto inquietante. Si trova proprio alle spalle dell'area di sosta. C'è tipo un varco. Qui quella è l'area di sosta. C'è proprio questi casolari abbandonati. Addirittura un frigo. Credo che siano una tana di un coniglio, sì. Una conigliaia? Boh.
Credo che siano stalle, sì. Stalle di animali. Precisamente cavallo. Perché spaccate in due. Tetto. Cazzo è termitto, mamma mia. Tutto è termit, cazzo. Tutto è termit. Anche quello è termit. Ho capito tante cose. Ecco perché ho abbandonato questo posto. C'è dell'Eternit. Si era recintato perché qua deve venire il palazzo in questo perimetro qua. Per cui è recintato. Però sta gente che comprerà la casa avrà l'Eternit a due passi, mi sembra giusto. Per un posto che si chiama Le Vele, ovviamente. Cosa ti può aspettare? Anche quello Eternit. Tutto Eternit, ragazzi, mamma mia. Mamma, me ne andrà presto via da qua, va. Abbandonata. E questo è quello che sta vicino all'area di sosta. Credo che sia un gallinaio. Sì, sembra proprio un gallinaio. Sembra proprio un gallinaio. Può essere fatto pure, diciamo, non da moltissimo, qualche 5-10 anni. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. The apocalypse. Apocalypse.
apocalypse.